vediamo se va tutto. Sì, siamo in onda. Allora, dunque, l'altra volta eravamo arrivati alla induzione del tubo neurale. E io normalmente faccio una piccola parte di neurulazione, che a dire la verità oggi non vi farò. Perché se no non ci stiamo con i tempi. Voglio farvi ancora due cose tra oggi e domani. Direi che di carne al fuoco ne abbiamo messa a sufficienza. E quindi volevo invece dedicare queste ultime due lezioni a riprendere alcuni degli argomenti che abbiamo già trattato, però in un altro sistema, che è questa volta lo sviluppo del sistema nervoso centrale. Quindi questi meccanismi di patterning, di self-aid specification che abbiamo visto in una serie di modelli adesso, applicati allo studio di quella che forse è la struttura più complessa, che si osservi in natura, almeno dal punto di vista della varietà di tipi cellulari che ci si trova, okay? La cellulovarietà, non so come si dice. Ok, e vabbè, sul nervous system velocissimo, queste cose le sapete, avete fatto anatomia, quindi c'è una porzione centrale, una porzione periferica, il sistema nervoso centrale è suddiviso anche lui in tutta una serie di piccoli pezzi, più o meno piccoli, quindi il cervello, il cervelletto, poi c'è il midollo spinale, che a sua volta è diviso in una serie di segmenti. E però appunto la caratteristica del sistema nervoso centrale è quello di essere suddiviso in un numero enorme di aree e sottoaree, che vengono in realtà riconosciute proprio per i tipi di cellule che contengono. Perché se voi appunto prendete una sezione di questo pezzetto di cervello, no? Ci sono degli atlanti che assomigliano a quello di Google Maps, e se voi zoomate in questo Google Maps a vedere che tipi di cellule ci trovate dentro, trovate per ogni zona una enorme varietà di tipi di cellule che potete raggruppare in categorie, sottocategorie, come volete, però poi alla fine, dal punto di vista proprio fine, non è sbagliato dire che ognuno di questi neuroni è unico, e ha un suo unico pattern di connessioni, dendriti, insomma, sono cellule a loro modo uniche, eppure sono miliardi, no? 100 miliardi nell'uomo. Allora, appunto, i tipi di cellule nel sistema nervoso sono queste tre grosse categorie, no? La glia, l'ependima e i neuroni. I neuroni, però, appunto, abbiamo detto, sono estremamente eterogenei e a loro modo unici. E vi faccio un esempio. Un esempio che ci serve perché lo tratteremo un po' più nel dettaglio adesso. Quello dei motoneuroni. Tu dici motoneurone, ho già detto molto, no? È un tipo di cellula che sta lì nelle corna ventrali, ce ne sono un sacco di altri tipi, quindi ti sembra di aver già detto molto, ma invece no, non hai ancora detto molto quando dici motoneurone, perché i motoneuroni li puoi ancora dividere in classi, quindi ci sono quelli viscerali, che appunto viscerali, e quelli somatici. Quelli somatici a loro volta si dividono in colonne, quindi le colonne che innervano la muscolatura degli arti e quella che invece fa la muscolatura assile. E a loro volta queste colonne si dividono in divisioni a seconda che prendono lati diversi o tipi di muscoli diversi. E a loro volta poi ci sono i pull che innervano fasci di fibre e poi alla fine ce n'è uno soltanto che innerva quella fibra lì. Lei si chiama Maria, lui si chiama Gino e di Gino ce n'è soltanto uno. La sapete questa storia, no? La fibra muscolare è innervata da un solo motoneurone. Ok, e quindi questa unicità di quel motoneurone, di Gino, pone un problema dal punto di vista del self-aid specification, come ce lo siamo posto fino adesso, giusto? Nel senso che noi abbiamo visto che esistono gradienti di morfogeni che inducono fattori di trascrizione, poi c'è tutta una regionalizzazione. Ecco, però,
quindi diciamo un sistema di coordinate spazio-temporali, no? Abbiamo visto con i morfogeni, c'è la fonte, c'è il gradiente, leggi la tua posizione e la traduci in un destino cellulare, ok? Questo è quello che abbiamo visto, d'accordo? La questione che ci possiamo porre adesso è se questo sistema sia così accurato da specificare ogni singolo specifico neurone, ok? Quindi Gino è qua, no? In quella coordinata lì, all'incrocio di quei due gradienti, ok? È così accurato questo meccanismo? E questa è la mia pubblicità di questo meccanismo super accurato che noi vogliamo vendere. Allora ve lo vendo oggi per pochi euro, munito di bussola e orologino, ogni precursore può conoscere il suo destino. Sai dove sei? Scopri chi sarai sull'antico codice del destino cellulare. Ok, quindi il nostro neuroblastino nasce, poi guarda che ora è, la bussola, come i morfogeni, dove sono? Ah, cacchio, ma io sono Gino, piacere Gino, molto lieto. Ok, quindi questo diciamo è il modello che c'è fino ad adesso. In realtà se sia così accurato, io non ve lo so dire ancora, però diciamo oggi cercheremo un po' almeno di porci il problema. Comunque dal punto di vista dei meccanismi che conosciamo noi. Ok, ma per entrare appunto in questo mondo, usciamo un po' dalla teoria, entriamo nella pratica e soprattutto sul campo da gioco. Quindi cerchiamo di capire dal punto di vista anatomico dov'è che avvengono tutti questi eventi di specificazione. E questi eventi di specificazione in realtà avvengono in gran parte nelle regioni germinative del tubo neurale, che sono le prime a settarsi quando il tubo neurale si piega a fare un tubo. Sapete che ci sono le pieghe, questo ectoderma si spessisce, diventa pseudostratificato, si chiude, tubo, epitelio che circonda un tubo, una regione apicale, una regione basale. E qui vedete l'epitelio pseudostratificato, no? Con le cellule che in realtà aderiscono, questo in realtà è ancora un caso speciale di epitelio stratificato perché tutte aderiscono a tutti e due le porzioni basali ed apicali, ma comunque queste cellule appunto le vediamo così, alcune più in su, alcune più in giù, ma questo perché questa è un'immagine statica. Se facciamo un live imaging ne coloriamo solo qualcuna, altrimenti non si capisce niente, però ne coloriamo qualcuna per avere il contrasto con un colorante normalissimo, questo non è neanche genetico, è proprio un colorante fluorescente, e poi facciamo il live imaging, in effetti vediamo che queste cellule vanno continuamente su e giù, si spostano dalla superficie basale a quella apicale, in quella che si chiama interkinetic nuclear migration. Ok, quindi vedete i corpi cellulari che si spostano su e giù, come su un ascensore, come se rimbalzassero, sono delle palline che rimbalzano tra i due lati dell'epitelio. Ecco però, questo muoversi in su e in giù, questo rimbalzare, boing, 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 è accompagnato, è correlato con diverse fasi del ciclo cellulare. Quindi la fase S è accompagnata da un movimento verso l'alto e un ritorno verso il basso, il contrario, forse diciamo, un movimento verso il lato basale e un ritorno verso il lato apicale, e a livello del lato apicale abbiamo le mitosi. Ok, quindi le cellule si dividono. Le vedete le mitosi qua? Avete... Oh, ma che stupidino, non vi ha spento le luci. Sciocchino. Allora. Vedete le mitosi? Qualcuna? Chi di voi riconosce delle mitosi? Concentratevi sul lato apicale, eh? Capita di vedere qualcosa che diventa un po' più tondo e da una ne vengono due? Le vedete? Ok? Esatto, quindi qui noi abbiamo proliferazione. Vedete che questi sono progenitori, sono cellule attivamente proliferanti. Queste sono le madri di tutti i neuroni che verranno generati nel cervello. Ok, però questa neurogenesi appunto la possiamo dividere in una serie di fasi. La prima sicuramente è data da questa proliferazione in questo neuroepitelio, voilà, quindi questi sono i progenitori primari, ma
che inizialmente tra l'altro si espandono, no? Con divisioni simmetriche ad aumentare il pool dei progenitori. Queste sono cellule staminali e stanno in una nicchia di quelle che abbiamo già visto all'inizio del corso. Okay. E questa nicchia, scusate, ho dimenticato di dargli il suo nome specifico, si chiama ventricular zone. Quindi è un epitelio che circonda i ventricoli. Adesso qui non ve l'ho fatto vedere il tubo neurale. Lo state visualizzando o no? Dov'è? Questo qui è il tubo neurale. Ok, questa è la porzione apicale, questa è la porzione basale. E questo è il ventricolo, la parte che si trova all'interno del tubo. Sapete, quando il tubo diventa un tubo, perché si richiude, dentro rimane una cavità. Quello è il futuro ventricolo, cioè il sistema di ventricoli. E appunto le divisioni avvengono al lato apicale. È una cosa normale per un epitelio avere delle divisioni sul lato apicale? Chi vota per sì? Tutti gli epiteli hanno le divisioni sul lato apicale. Chi vota per sì mi alza la mano. Chi vota per no? Tutti gli epiteli hanno le divisioni sul lato basale? Mi alza la mano. C'è un po' troppa gente che non ha la più vaga idea. Avete presente, nell'epidermide, dove sono i progenitori? Nella parte apicale o nella parte basale? Basale, ok? E in quelli, nella trachea, forse non l'avevate fatto, non lo so, ci sono, anche quello è pseudostratificato. Dove sono gli epiteli, le mucose respiratorie, dove sono le cellule proliferanti? Sul lato basale. E poi le cellule si spostano verso il lato apicale. Ecco, questa cosa di avere invece il lume all'interno, ma le divisioni verso il lume. Ok? Le divisioni avvengono sul lato apicale. Questo perché il cervello si formerà da cellule che invece si accumulano sul lato basale, anzi oltre il lato basale. Quindi queste cellule proliferano, danno origine a giovani neuroni che escono dall'epitelio dal lato basale. E man mano che queste cellule si accumulano, quell'accumulo dal lato basale sarà il futuro cervello. Ok? E le abbiamo già viste, tra l'altro, delle cellule che scappavano dal lato basale. Qui non viene chiamato così, ma vi ricordate? Facciamo questo ripasso. Dov'è che abbiamo visto delle cellule che scappavano dal lato basale? Che si sfilavano dall'epitelio e se ne andavano via. Epitelio mesenchymal transition, le cellule che scappavano nelle blastocelle, le primary mesenchymal cells. Qui in realtà non si parla proprio di epitelial to mesenchymal transition, però sono comunque cellule che si scappano dall'epitelio ed escono fuori, accumulandosi in realtà subito sotto la lamina basale, sotto il lato basale, a formare il cervello. In realtà rimarrà uno strato di connettivo che trasformerà poi nella pia e nelle meningi, che in realtà circonderà ancora questa cosa qui. È come se fosse all'interno della lamina basale. No, aspetta, non andiamo troppo oltre con le interpretazioni. Adesso era solo per farvi capire il meccanismo. Queste cellule scappano dall'epitelio e iniziano ad accumularsi. Talvolta le cellule possono dividersi ancora in quelli che nei sistemi staminali chiameremmo intermediate progenitors, quindi questa è opzionale, questo forse l'ho anche scritto, vediamo, sì, optional. Non c'è sempre questa fase, ma talvolta si osserva una fase di amplificazione. Così, e poi però alla fine queste cellule si dividono e danno origine a giovani neuroni che migrano e differenziano, quindi questi migrano parecchio, si intrecciano vie migratorie complicatissime, c'è un gran traffico nel cervello in formazione. Adesso noi non parleremo di queste cose, tra cellule che migrano, assoni che girano, insomma c'è una certa confusione, ma comunque alla fine differenzieranno, raggiunto la loro destinazione, differenzieranno i neuroni maturi. Ok? Questo, diciamo, la base della neurogenesi. Oggi noi in realtà ci concentreremo appunto su meccanismi che danno origine a diversi tipi cellulari.
e che vedremo si giocano soprattutto nella mente di Kurosawa. Questo non ce ne frega niente, andiamo veloci. Ok, e qui vi faccio vedere semplicemente un pochino più nel dettaglio questo meccanismo di genesi. Se volete dare un'occhiata al video, non è che ci sia molto da scrivere, che cosa c'è qui? Abbiamo preso una fetta di cervello in via di sviluppo, messa in coltura, iniettato con un retrovirus. Sapete cosa marca il retrovirus? Sapete, i retrovirus li avete? Sono virus RNA. Cosa fanno? Si integrano nel DNA o no? Sì. Ma riescono a entrare nel DNA di qualunque cellula? O hanno delle preferenze, o diciamo dei limiti? Lo sapete? Sono quelle che stanno dentro. Esatto. Perché? Ce lo sai. C'è un problema di passaggio della membrana nucleare, ok? Perché non riescono a superare la membrana nucleare come fanno altri. Quindi loro riescono a raggiungere, a integrarsi solo quando la membrana nucleare non c'è. E comunque li usiamo per marcare cellule in attiva proliferazione e marcarle in modo sparso. La marcatura sparsa è fondamentale se vogliamo vedere le cellule singole che si muovono. Ok, comunque qui è stato marcato un progenitore primario, questa è la ventricular zone, lui va su e giù, vedete, però si divide per dare origine ad altre cellule che invece scappano via. Ok, scappano via e questa è una storia che vedremo un pochino meglio. In realtà vedete che la madre ha un processo che rimane agganciato alla superficie piale. Quindi il suo corpo cellulare va su e giù all'interno, e qui vedete tutto un lineage di figli suoi che se ne vanno. Il corpo cellulare della madre va su e giù nella ventricular zone, ma mantiene in realtà un processo apicale che rimane invece collegato alla pia. Quindi man mano che il cervello aumenta di volume, perché si accumulano nuove cellule, in realtà questo processo si allunga sempre di più, come una liana. È una corda agganciata alla superficie del cervello che mantiene un collegamento punto punto tra la ventricular zone e la superficie piale, ma questo poi lo vedremo meglio la prossima volta. Ok, a me interessa solo qui che voi vediate appunto che noi possiamo vedere qui tutto un lineage che emerge, vedete qui si è divisa una volta, e questo qui è semplicemente l'interpretazione del video fatto da un software sui tipi di cellule. Questo era un basal progenitor, possiamo dirlo perché si è diviso di nuovo. Ok. E vedete che queste radial glial cells in realtà si dividono in modo simmetrico o asimmetrico. Come sono le divisioni? Sono divisioni simmetriche queste che stiamo vedendo in questo schema o sono divisioni asimmetriche? Eh? Chi è che vota per asimmetriche mi alza la mano, per favore. Chi è che vota per simmetriche mi alza la mano? Nessuno. Allora, tu volevi votare per simmetriche? Cosa vuol dire simmetrica? Simmetrica vuol dire che una cellula dà origine a un'altra cellula uguale a se stessa. Asimmetrica invece è una cellula che mantiene se stessa ma dà origine a una cellula che invece avrà un destino diverso e andrà verso il differenziamento. Quella è la divisione asimmetrica delle cellule staminali. E qui vediamo che queste cellule si comportano come cellule staminali. Abbiamo visto i meccanismi stocastici, deterministici. Adesso lo vedremo domani com'è il meccanismo di divisione di queste cellule, però qui già vediamo che si dividono in modo asimmetrico, almeno nel momento in cui producono neuroni. È chiaro? Perché questa cellula si divide da un lato da origine a un'altra radial glial cells che rimane lì, ed una cellula che invece differenzierà. Queste sono transient amplifying cells. Papam. Ah, forse sì, non era così evidente dalla scritta, però insomma l'abbiamo viste queste cellule che migravano via. Ok, questo non me ne frega niente. Ok, a questo punto però la questione che ci possiamo porre è: ma queste cellule staminali che vediamo che danno origine a neuroni sono tutte uguali? Hanno tutte lo stesso fate potential? Quindi, chi decide chi sarà Gino? Come funziona? Che il neuroblasto migra e nell'ambiente dove arriva riceve dei cues che lo indirizzano verso un particolare destino cellulare, gli danno le indicazioni, o nasce avendo già chiaro chi è? Ok? Noi abbiamo visto i lineage staminali, in realtà, in genere producono cellule che hanno già le idee chiare sul loro destino.
Per molto tempo in realtà questa faccenda non è stata affatto chiara, e anzi dominava il campo la bellissima teoria neurotrofica, che è fatta dalla vostra concittadina Rita Levi-Montalcini, che dice che durante lo sviluppo c'è una sovrapproduzione di neuroni. La sapete la storia, no? Questo in realtà è un modello creato sul sistema nervoso periferico, però diciamo c'è una sovrapproduzione di neuroni e solo chi si connette ai target poi sopravvive. C'è una certa frazione di cellule che non riesce a fare le connessioni giuste e quindi muore. E questo meccanismo di selezione, c'è stata fatta un sacco di teoria sopra, serve a fare le connessioni migliori, è un meccanismo darwiniano per avere le migliori connessioni e le migliori cellule. In effetti una certa plasticità c'è in queste cellule, e io su tutta questa parte ve la skipperò clamorosamente, mi dispiace. Ok, però la questione è che in realtà appunto questi meccanismi di selezione darwiniana non ci bastano per spiegare la variabilità di cellule che vediamo. E anzi, io parto dritto col modello attuale, che vedremo in azione. Il modello attuale è quella di lineage staminali che producono cellule che hanno già le idee chiare sul loro destino, che sono già specificate. Quindi la ventricular zone è occupata da queste cellule che morfologicamente sembrano tutte uguali. Le avete viste? Ci torniamo velocissimamente. Sono tutte radial glial cells, viste così sembrano tutte uguali, no? Sono come i cinesi. Razzista ogni tanto, così tanto per essere non politically correct a prescindere, ma comunque voglio benissimo i cinesi. Vabbè. Ma in ogni caso, sono tutte uguali, sembrano tutte uguali, e invece non sono tutte uguali, o almeno i destini della loro progenie sono diversi. E in effetti, se voi marcate le cellule che originano nelle diverse porzioni del neuroepitelio, per esempio con un retrovirus, vedrete che queste cellule prendono delle vie di migrazione specifiche e vanno a posizionarsi in posti diversi. Quindi l'idea è che queste cellule della radial glia siano regionalizzate in più domini di progenitori, ognuno specifico per produrre solo alcune sottoclassi di neuroni. È chiaro, no? Ok, e l'ulteriore complicazione in realtà di questo modello, che però forse ci dà la misura del livello di complessità, è che non solo queste cellule sono regionalizzate nello spazio, quindi il loro potenziale, quindi i fenotipi delle loro figlie cambiano nello spazio, ma anche nel tempo. Cioè, man mano che passa il tempo, queste cellule della glia radiale cambiano il loro potenziale. Prima producevano il neurone 1, a un certo punto si stufano e producono il neurone 2, poi si ristufano e producono il neurone 3. E alla fine dello sviluppo in realtà smettono di dividersi e in gran parte si trasformano, danno origine ad astrociti. In realtà non tutte, qualcuna scompare anche, ma questo pure lo vedremo. Ok, quindi questo è il modello. Ma come ci si arriva? Quindi una componente genetica e di patterning di questi progenitori molto forte e molto importante nel generare questa variabilità. Ma come ci arriviamo? Ok, come ci arriviamo non lo vediamo ovviamente per tutto il sistema nervoso centrale, ma lo vediamo in un modello prototipico, che è uno dei tanti modelli della biologia dello sviluppo. E che è appunto il midollo spinale, la porzione ventrale, scusate, comunque vediamo appunto spazio e tempo, un pezzo alla volta. Oggi vediamo lo spazio, domani ci occuperemo del tempo, facciamo filosofia. Ok, perfetto, ce la possiamo prendere con super calma, oggi magari finisco anche un pelino primo, comunque vediamo di chiacchierare con calma. Ok, il primo modello che vediamo è quello della suddivisione di questi progenitori in diversi domini,
regionalizzati nello spazio. Quindi come si suddivide lo spazio della ventricular zone in progenitori con destini diversi. Che è una cosa sulla quale ormai dovreste essere super ferrati. E ovviamente lo spazio lo possiamo intendere sia sull'asse antero-posteriore che sull'asse dorso-ventrale. L'asse antero-posteriore è molto interessante, ma il modello prototipico, un modello quello su cui si sono fatti maggiori progressi ed è anche più interessante per noi dal punto di vista didattico, è invece quello dell'asse dorso-ventrale. Quindi vediamo come si producono i diversi tipi di neuroni dell'asse che si trovano lungo l'asse dorso-ventrale del midollo spinale. Vi faccio un brevissimo ricapitolo dal punto di vista anatomico. Il midollo spinale, dal punto di vista dorso-ventrale, ha soprattutto due grosse corna, quelle dorsali e quelle ventrali. La parte dorsale è una parte sensoriale, dove sono un sacco di interneuroni, che appunto si occupano di ricevere le informazioni che arrivano dalla periferia e rilanciarle verso le porzioni più, insomma, altre parti del cervello e del sistema nervoso centrale, mentre la porzione ventrale contiene i motoneuroni, quindi cellule che hanno degli assoni che escono dal midollo spinale e vanno verso la periferia. Ognuno col suo target, abbiamo detto, ne esistono di tanti tipi diversi. Gino è da qualche parte qui in mezzo. Ok, questo qui è semplicemente una figura per darvi un'idea un po' più realistica. Dico, questa è una sezione di midollo spinale umano, quindi c'è la parte grigia dove ci sono i corpi cellulari, la parte bianca dove corrono le fibre. E vabbè, i gangli, eccetera, eccetera. Allora, come si produce tutta questa cosa qua? Allora, tutto parte dall'antenato di questo piccolo buchino, che è il canale centrale, dalle cellule che troviamo lì dentro. Perché? Sulla superficie, questo è stato fatto col fate mapping, sulla superficie sulla ventricular zone, quindi alla superficie del ventricolo, durante la vita embrionale, vengono riconosciuti una serie di domini. Questa immagine vecchia, nel dominio dorsale vengono a sua volta riconosciute tutta una serie di sottoregioni, però diciamo che se andate a vedere, queste sono diverse classi di neuroni, vedete, questi sono gli interneuroni V2, gli interneuroni V1, questi sono i motoneuroni, questi sono quelli V0, quelli V3. Allora, queste diverse classi di cellule originano tutte in punti specifici del neuroepitelio. Quindi gli interneuroni V2 da un dominio che si trova sopra quello dei motoneuroni, i P3, eccetera, eccetera. Questo è stato visto in realtà un po' con il lineage tracing e un po', insomma, con vari metodi, adesso poi non interessa relativamente. Però si stabiliscono questi domini che hanno dei commitment diversi, ok? Quindi questi domini, questi progenitori, noi li chiamiamo committed. Questo è un punto cruciale. Quindi sembrano tutti uguali, ma il loro commitment è diverso. E queste sono cellule, tra l'altro, appunto, che non sono neuroni, queste sono cellule staminali che hanno sotto vari aspetti delle parentele con gli astrociti, somigliano molto agli astrociti, sono cellule gliali, questi progenitori, che danno origine per divisione asimmetrica a cellule diverse da loro, neuroni, che però hanno un fenotipo e un destino specifico e determinato alla nascita. E questo è dovuto dal fatto che ogni madre è specializzata nella produzione solo di determinate classi di neuroni. E questo spero che sia super chiaro. E così come ci possiamo aspettare, questa specificazione a che cosa sarà dovuta? Ditemi la parola chiave. Che classe di molecole, che classe di proteine regolerà il destino cellulare e il fate di questi progenitori? Che cos'è che... Cos'è che... L'abbiamo visti, dai. Abbiamo parlato ampiamente. Fattori di trascrizione, siamo tutti d'accordo? Ok. Ci sarà
un codice di fattori di trascrizione che organizza la cromatina. Abbiamo detto, la cromatina è come un origami: se la metti in un certo modo viene fuori un tipo di cellula, se la metti in un altro modo viene un altro fuori un altro di cellula. Però per piegare la cromatina, ok, nell'aumento che ti piace, hai bisogno di fattori di trascrizione. Sono loro quelli che accendono e spengono i geni giusti, d'accordo? E ci saranno dei master transcription factors, che sono quelli, sono gli interruttori di diversi programmi genetici. In in quel lento andare verso il differenziamento, ok? Tenendo conto che però qui siamo in un sistema staminale, quindi cercate di recuperare quello che avevamo detto sui sistemi staminali. E comunque questi fattori di trascrizione espressi in modo differenziale, quindi il codice di fattori di trascrizione che definisce ciascuno di questi domini, è noto, si conosce. E qui ve ne faccio vedere qualcuno, per esempio PAX7, guardateli perché adesso parleremo un po' di questi geni, quindi dovremmo farci un minimo di occhio. PAX7 fa solo la parte dorsale. Oggi voglio essere super sperimentale, d'accordo? Siamo alla fine, voglio vedere se avete capito, se abbiamo imparato qualcosa. PAX7 fa solo la parte dorsale, lo vedete? E non ci interessa, perché noi oggi ci occupiamo della parte ventrale. Quindi noi ci occupiamo della parte che non è PAX7, ma che ha un dominio con DBX2 qua sopra, IRX3 un po' più giù, PAX6 che arriva un po' più giù, NKX6.1 che non è espresso dove c'è DBX2, lo vedete? NKX2.2 e via così. E qui li vedete? Vedete come i confini sono netti? Vi ricordate quei confini netti che abbiamo visto nella drosofila? A suddividere il corpo della drosofila in regioni che avrebbero avuto dei destini diversi? E qui è proprio la stessa cosa. Abbiamo una serie di fattori di trascrizione che segano in due, quindi le cellule al di qua e al di là si somigliano, ma queste hanno NKX6.1, queste no. Ok, e questo condiziona il loro destino, la presenza di quel determinato fattore di trascrizione. Ok? E noi lo sappiamo perché, adesso io non ve lo faccio vedere, ma se voi mutate questi fattori di trascrizione, incasiniamo il codice e vengono fuori tipi di cellule diverse. Ok? Possiamo creare delle mutazioni omeotiche. Ok, anche se qui non stiamo parlando di geni omeotici, però possiamo trasformare il destino delle figlie di un determinato dominio del progenitore in quello di un altro, giocando con questo codice di fattore di trascrizione. Voilà. E in effetti poi che cos'è che vediamo? Che qui vedete, questa è la ventricular zone, queste immagini le metto perché voglio che vi facciate l'occhio. Questi che vedete in bianco sono i futuri motoneuroni. Islet 1 e 2. È un fattore di trascrizione, appunto di nuovo abbastanza in alto nella, diciamo, in questo gene regulatory network che ti fa diventare un motoneurone, e li vediamo iniziare ad accumularsi. Vedete che questa è la ventricular zone, questo è il tubo neurale appena chiuso. Questo è solo un epitelio di progenitori che si dividono. Questi sono i primi figli e vedete che qui c'è già mesoderma, c'è tutt'altro, però qui vedete che questi primi figli cominciano a inciccire un po' il futuro cervello. Questa cosa poi crescerà tantissimo. Qui vedete Islet 1, fa i primi motoneuroni che escono. Ne vediamo anche qualcuno, l'avete visto? Anche qualche Islet 1 qui in mezzo alla ventricular zone, un po' di bianco si vede. Queste sono cellule che sono state generate là sotto, sul lato basale, sul lato apicale, scusate, esprimono già Islet 1 e stanno scappando via. Scusate, io devo fare il motoneurone, che ci faccio qui nella nursery? E se ne va. È chiaro? Ok? Queste sono cellule post-mitotiche che se ne vanno dalla ventricular zone, quella storia che vi ho raccontato. Però, grazie all'espressione di questo Islet 1, noi sappiamo che questi sono futuri motoneuroni. E in effetti poi li vediamo accumularsi, vedete qua, vabbè, Islet 1 è quello in blu, è espresso anche da altre cellule, ma vabbè, questo perché i codici sono diversi. Qui vediamo i motoneuroni, sono queste cellule qua sotto, qua in basso, che già tra l'altro si stanno differenziando in diversi sottotipi, alcuni esprimono LHX3, alcuni, questi sono Gino e da qualche parte, nessuno esprime Gino 1, non c'è. Ok, però lo vedete? Questa è la ventricular zone in un tempo più precoce, questo è un tempo più avanzato.
qui la ventricola zona si è stretta molto a livello dei motoneuroni e vedete, qui è molto avanzato già la neurogenesi, qui sono state prodotte già un sacco di cellule, eh? E la ventricular zone si è allontanata dalla pia. Qui questa è la pia, questa è la ventricular zone, il limite della ventricular zone, lato basale. Qui c'è stato un accumulo di cellule che sono state prodotte di qua e che si sono andate a posizionare nei vari, nelle varie regioni. Ok, e qui semplicemente vi faccio vedere, ma non dovete sapere questo, però esiste un codice di fattore di trascrizione che viene definito sempre più nel dettaglio, che ci specifica i diversi tipi di cellule, sia progenitori che cellule differenziate. Ok, ma a questo punto, noi che siamo dei biologi dello sviluppo, che meccanismo biologico ci immaginiamo sia alla base di questa suddivisione spaziale di tipi cellulari ordinati? Cosa ci aspettiamo di vedere da qualche parte lungo l'asse dorso-ventrale che suddivide i destini cellulari? Un forte, voglio dire un fortissimo, non parlo d'altro, vogliamo vedere un un gradiente di un qualche morfogeno. Ok, c'è un gradiente del qualche morfogeno, c'è un induttore, c'è una posizione che dà il valore posizionale? Ebbene sì, ok? E questo morfogeno viene in realtà dalla notocorda e possiamo verificarlo con un esperimento molto semplice. Qui vedete che, per esempio, i motoneuroni sono sempre ad una certa distanza dalla notocorda e da quest'altra regione che si chiama floor plate. Cosa succede se io prendo una notocorda e la metto di fianco al tubo neurale invece che metterla sotto? Se è lei che dà il valore posizionale, che dice questo è ventrale, socio dorsale, no? Bisogna dare le coordinate. Io prendo una notocorda, gliela metto di fianco. Che cosa farà questa notocorda? Induce una porzione ventrale vicino a sé e una sequenza ordinata di tipi cellulari e di destini cellulari. È chiaro? Di no, eh? Abbiamo preso la notocorda, qui non è una palla, sapete? E questa è una sezione, si tratta di una corda lunga. Abbiamo preso la notocorda, l'abbiamo messa di fianco al tubo neurale, nel momento in cui ovviamente si era appena chiuso, quindi si decideva chi sono io, si dicono queste cellule, d'accordo? Ognuna di queste cellule si sta dicendo chi sono io. Per sapere chi sono io, devo sapere dove sono. Ah, io sono a X, non lo so, metri, micron, scusate, dalla notocorda. Allora, io sono un motoneurone, io sono molto più lontano dalla notocorda. Notocorda, c'è l'eco di una molecola che arriva dalla notocorda che mi dice che io sono lontanissimo dalla notocorda e quindi dovrò diventare qualcos'altro. Il solito vecchio sistema dei morfogeni. Allora, se la notocorda è l'elemento induttivo, la fonte di questo fattore, questo morfogeno, che dà l'informazione posizionale alle cellule, da cui loro, che loro interpreteranno per in un destino cellulare, allora, trapiantandola sul lato, ok, queste cellule che sono ancora unspecified, scusate, ve l'ho messo qui, come se questo fosse già successo, in realtà no, immaginiamoci tutto bianco, ok? Le due notocorde che agiscono prima che tutto succeda, prima che le cellule prendano una decisione, e a questo punto vedo che la notocorda induce in questo tessuto unspecified, quindi non ancora committed, non ancora specificato, che stava prendendo delle decisioni, stava cercando di capire dove era, ma io dove sono, ma io chi sono? La notocorda manda un segnale che induce un determinato tipo cellulare, ma non solo, induce una sequenza di destini cellulari. Ok? Per cui abbiamo queste cellule verdi che si chiamano floor plates, in mezzo, un po' di spazio e dopo nuovi motoneuroni che inizieranno a cercare di far uscire degli assoni. È chiaro? Quindi la notocorda è la fonte di un qualche morfogeno. Ok, e adesso ve la faccio veloce. In realtà noi sappiamo oggi che esistono due
grossi centri di segnalazione da cui emanano i morfogeni che regolano la specificazione dell'asse dorso-ventrale e la distribuzione, la sequenza di tipi cellulari lungo l'asse dorso-ventrale, che sono BMP nella parte alta, quella che viene chiamata roof plate, cioè la piastra tetto. Gli inglesi sono pratici su questa cosa, la piastra tetto, e quella che si trova dall'altra parte si chiama invece piastra pavimento, la floor plate. E noi adesso di questa parte dorsale non ce ne occuperemo, ma ci occuperemo più di questa parte ventrale. In effetti la notocorda esprime Sonic Hedgehog, e questa espressione di Sonic Hedgehog induce una seconda fonte di Sonic Hedgehog interna al tubo neurale, e che sarà appunto questa floor plate. Quindi in risposta al Sonic Hedgehog che arriva dalla notocorda, la floor plate inizia a sua volta ad esprimere il Sonic Hedgehog, ok? Che è un morfogeno che abbiamo già incontrato, ok? È un super morfogeno, è uno dei meglio. Voilà, quindi in risposta, ovviamente queste sono due fonti di una molecola, lì c'è l'RNA, solo loro lo producono, la molecola viene rilasciata nello spazio extracellulare, diffonde e crea questo gradiente. Questo gradiente di concentrazione che va riducendosi ai due lati e induce tipi cellulari diversi a seconda della distanza dalla fonte, alla buona vecchia maniera. Quello che vedremo oggi è il come. Come succede questo? Lo vediamo in un altro modello. Il concetto è sempre quello, però lo vediamo applicato ad un altro modello. Ok? Quindi, Sonic Hedgehog, floor plate, gradiente, suddivisione in diversi domini di progenitori, ciascuno committe dalla produzione di specifici tipi di cellule. E come avviene tutto questo? Avviene perché Sonic Hedgehog è in grado di indurre alcuni fattori di trascrizione in modo concentrazione dipendente. Quindi ci saranno alcuni fattori di trascrizione. Adesso questo schema è anche un po' vecchio, vi devo dire la verità, e oggi lo vedremo un po' più nel dettaglio, però il concetto è fondamentalmente corretto, nel senso che ci sono una serie di fattori di trascrizione che vengono attivati da Sonic Hedgehog. Alcuni rispondono ad alte concentrazioni di Sonic Hedgehog, altri sono più sensibili a Sonic Hedgehog e risponderanno a concentrazioni più basse di Sonic Hedgehog, e però allo stesso tempo ci saranno una serie di altri fattori che vengono repressi da Sonic Hedgehog, e però avranno questi meccanismi di cross repressione a coppie con alcuni di questi fattori indotti, e questo contribuisce alla formazione di questi domini così netti, perché ci sono alcuni programmi genetici che sono incompatibili, d'accordo? Quindi devono reprimersi l'uno con l'altro. Se tu sei un motoneurone non puoi essere qualcos'altro. E quindi i programmi genetici, l'abbiamo visto, si reprimono tra di loro. E questo lo fanno attraverso proprio cross repressioni dirette. Comunque questo è già qualcosa che compete al Gene Regulatory Network, che adesso vedremo. Ma io vorrei rimanere per il momento ancora un momento su Sonic Hedgehog, anche perché per Sonic Hedgehog l'abbiamo skippato, l'abbiamo lasciato, è la via più complicata, se non sbaglio la professoressa non ve l'ha fatta, è vero? E quindi ve la faccio io, eh? È una via un pochino più complicata, ci spendiamo un secondo. Sonic Hedgehog è una proteina, vabbè, su di lui non diciamo tantissimo, a parte che ha il nome di un famoso videogioco, perché viene dagli anni 80 come me, e appunto questa proteina viene unita del colesterolo, dell'acido palmitico. A noi questo interessa relativamente, vi dirò, non andiamo così nel dettaglio. Comunque esistono vari modi di secernare Sonic Hedgehog, ma anche nell'exovesicles, eccetera eccetera. La cosa che ci interessa di più è che ne esistono più tipi. Ci sono Sonic, Indian e Desert, che agiscono in realtà in regioni diverse, ma fondamentalmente attraverso la stessa via.
gli stessi recettori e lo stesso pathway intracellulare. Ok, e questo Sonic Hedgehog, la chiave che poi gli permette di modulare l'espressione genica, che è la cosa che a noi interessa, che bisogna modulare per cambiare il destino di una cellula, bisogna fare l'origami col suo DNA, e appunto questa modulazione avviene attraverso una serie di proteine intracellulari che sono le proteine GLI. Vi ricordate, avete visto le STAT, avete visto le SMAD, adesso vediamo le GLI. O CI, CI è la versione di Drosophila, GLI è la versione dei vertebrati. Allora, queste proteine sono molto interessanti perché hanno una attività bivalente. Loro, vedete, hanno un dominio zinc finger, DNA binding, quindi possono legare il DNA, ovviamente, e hanno delle sequenze specifiche, quindi ci sono delle sequenze specifiche, degli enhancer, a cui loro si legano. E queste proteine hanno anche un dominio cosiddetto di transattivazione, no? di attivazione trascrizionale, non transattivazione, di attivazione trascrizionale. Quindi sono in grado di attivare la trascrizione, ma lo fanno attraverso un dominio specifico. Ecco, questo dominio però normalmente, quando il pathway non è attivo, viene tagliato via attraverso un taglio proteolitico. Ok? Il risultato qual è? Che queste proteine vanno al DNA, riconoscono le loro sequenze target, ma non succede niente. Anzi, in particolare per GLI3, adesso poi vedremo perché, c'è anche proprio un'attiva repressione dei geni. Quindi c'è un dominio repressorio che, quando la proteina si lega nella sua forma proteolizzata, quindi senza il dominio attivante, ok, proprio reprime. Quindi ci sono delle sequenze target che, quando Sonic Hedgehog non c'è, vengono represse. Proprio come a dire: non c'è Sonic, oh, non c'è Sonic, non c'è. E creano uno stato della cromatina che dice: Sonic non c'è, ok? Attraverso una repressione dei geni target, ok? I geni target vengono attivamente repressi. Ecco, quando Sonic c'è, però, vedremo, il discorso cambia. E la chiave della via di Sonic Hedgehog, per capirla, è proprio arrivare all'impedire questo taglio proteolitico, a salvare la principessa GLI dal taglio proteolitico. E come avviene questo? Allora, vi faccio vedere prima la via di Drosophila, che è un pochino più semplice, e poi passiamo a quella dei vertebrati, che è un pelino più complessa. Allora, in Drosophila, quando Hedgehog non c'è, vedete, questo che è il recettore di Hedgehog, che si chiama PATCHED, PTC e PATCHED, devo dire a chiazze, e PATCHED, la cosa che fa più di tutte, la cosa che gli viene bene, oltre le gare Sonic Hedgehog, quando c'è, è reprimere quest'altro proteina che si chiama SMO e mandarla a degradare. È la solita vecchia fiaba, povero SMO, che viene tenuto silente, inattivo, dal cattivissimo PATCHED. Ok, ma un giorno arriva il cavaliere Sonic, che ha passato l'ultimo schema, ed è lì al mostro dell'ultimo schema, e incontra PATCHED. E che cosa fa PATCHED? PATCHED viene distratto da Hedgehog, lasciando libero finalmente in pace il povero SMO. E che cosa fa SMO? SMO si porta verso questo complesso COS2. Allora, che cosa succedeva appunto quando Hedgehog non c'era? Le proteine CI erano a loro volta legate dal cattivo COS2, insieme a delle altre proteine che si chiamano FU e SUFU. In questo complesso, che viene associato ai microtubuli, infatti COS2 è un processo, è una proteina che si associa ai microtubuli, le proteine CI vengono attivamente fosforilate da PKA, CKI e GSH3-beta. Avete già sentito questa GSH3-beta? Dov'è?
Nel pacco ID? E che cos'era? È un attivatore o un repressore della via di Wnt? Un repressore della via di Wnt. E guardate un po', lo troviamo anche qui a reprimere la via di Sonic Edge, che è proprio un rompiballe questo GSK 3000. Ok, e cosa succede? Però quando arriva SMO, costù si sgancia dai microtubuli, ok, viene richiamato in membrana proprio da un'interazione con SMO, e questo cambiamento conformazionale in realtà modifica sempre gli equilibri tra PKA, CKI e GSK 3 beta, facendo alla fine il risultato finale è che C non viene più fosforilato, e la mancanza di questa fosforilazione non lo manda più al proteolytic processing, non viene più mandato a essere proteolizzato. Quindi qui abbiamo la proteina C con il suo dominio attivante, che andrà al nucleo e potrà attivare i geni. Scusate, mi sono dimenticato di dirvi, in effetti, che quando Hedgehog non c'è, C veniva proteolizzato, ma poi andava comunque al nucleo. Quindi quando Hedgehog non c'è, Patched reprime SMO e COS-2 può provocare la fosforilazione di C, il suo taglio proteolitico, e quindi il risultato è che al nucleo arriva un CI che gli hanno tagliato i capelli, ok? Un CI rapato. E il CI rapato è un CI, cioè proteolizzato, gli hanno tagliato il dominio attivante, è un CI che reprime l'espressione dei geni. Quando invece arriva Hedgehog, Patched viene inibito, SMO ha libertà di azione, a sua volta inibirà, comunque cambierà COS-2, e questo farà sì che C non viene più proteolizzato e arriva al nucleo, arriva sempre al nucleo, ma questa volta arriva con un'altra pettinatura, arriva con una bella cresta attivante, yeah, mega party, e parte il party dell'attivazione dei geni. Ok, è chiaro? Dimmi. CI e GLI sono la stessa cosa, ma adesso lo vediamo, scusate, sì, CI, qui vi sto facendo vedere per adesso la parte di drosofila, che è un pochino più semplice. Nei vertebrati, come al solito, abbiamo qualche complicazione in più. E la complicazione in realtà è legata a più fattori. Uno di questi è il fatto che la via di Sonic Hedgehog viene compartimentalizzata e un ruolo chiave è svolto proprio dal primary cilium. Sapete che cos'è il primary cilium? Il ciglio primario. Ci sono diversi tipi di ciglia. Questo è un ciglio 9 più 0, cioè non ha le due coppie di microtubuli centrali, e questo fanno sì che non può muoversi, in realtà è fisso, è come un'antenna. Nel ventricular zone questo ciglio è a bagno nel ventricolo, nel lume, quindi le cellule alla parte apicale hanno un ciglio che sporge nel lume. E alla base ci sono i centrioli. I centrioli, ma questo guardate che c'è in tutte le cellule, nessuno ne ha mai sentito parlare, ma il vostro corpo, il cervello in particolare, è una soubrette, cioè hanno delle ciglia lunghissime, ci sono un sacco di ciglia piene di mascara, ok? Ci sono ciglia dovunque, solo che effettivamente se ne parla da poco tempo, anche se adesso va molto di moda, ci sono le cigliopatie, che non vuol dire che avete le ciglia corte e nessuno vuole limonare con voi, ma vuol dire che ci sono delle alterazioni alla struttura del ciglio, e questo porta ad una serie di problemi, soprattutto nella ricezione di alcuni pathway. In effetti questo primary cilium è un compartimento specializzato della cellula in cui avvengono alcune vie di segnalazione, appunto, agiscono alcune vie di segnalazione. Adesso non posso entrare troppo nel dettaglio perché sono mille sottotipi. Ok, nel caso però di Sonic Hedgehog, la cosa ci interessa perché, tanto per cominciare, l'omologo di COS-2, quindi quella molecola che era attaccata ai microtubuli, d'accordo, e che
SMO doveva sganciare dai microtubuli in modo da impedire il taglio proteolitico delle proteine GLI. Esiste un ortologo nei vertebrati, ma si chiama KIF7 ed è una molecola sempre legata ai microtubuli, ma in particolare quelli del ciglio primario. Ok, quindi se fate un'immunistochimica, ci sono anche le versioni GFP, ma comunque, e questo è quello verde, quel puntino verde, questa è la tubulina acetilata, è un tipo di tubulina particolare che si trova proprio nel ciglio primario. La gamma tubulin fa vedere i centrioli, questi due puntini blu si vedono? I puntini blu sono i centrioli, è la gamma tubulin, è un tipo di tubulina specifica del centriolo. Questo alberello qua, questo naso di Natale, è l'acetylated tubulin, e in punta questo puntino verde, quello è KIF7. In effetti lui è una chinesina, quindi va da meno a più e tende a migrare verso il lato più di questa struttura. Ok, però giusto per farvi vedere che questa storia di COS2 e le proteine GLI, tutta quella storia che vi ho raccontato nei vertebrati, avviene a livello del ciclo primario. E l'altra cosa che potete vedere, Sonic Hedgehog o un suo agonista che si chiama SAG, in realtà reclutano, come si dirà in italiano, cioè, fanno arrivare, richiamano KIF7 ancora di più in questo ciglio primario. Ok. Vabbè, quindi il ciglio come luogo cardine nella via di Sonic Hedgehog è però il concetto di fatto molto simile. Quindi avremo che c'è sempre Patched che inibisce SMO. Quando SMO è inibito, GLI2 e GLI3 vengono agganciati a KIF7, in realtà in questo caso alla base del ciglio, dove ci sono le cattivissime PKPACI, KIGS, K3-beta, che lo fosforilano e lo mandano a tagliare i capelli. Proteolytic processing, via il dominio attivante, vai al nucleo, ma rasato del dominio attivante, quindi ti leghi le tue sequenze target, ma reprimi. Quando arriva a Patched, invece, cos'è questo schifo di GLIP rasato? A me piace con la cresta, tiè. E quindi lui cosa fa? Distrae SMO. SMO in realtà in questo caso va nel ciglio. SMO, quando non è più represso, si accumula nel ciglio primario. Lì lega KIF7. L'avete visto, come quell'aumento di KIF7 è proprio dovuto a questo effetto, e crea appunto uno sgancio da su UFO, va bene, insomma, in realtà la faccenda non è ancora neanche del tutto chiara, però in qualche modo di nuovo abbiamo che non viene più fosforilato, grazie a questa interazione con SMO, e non viene più clivato, va al nucleo intero e attiva la trascrizione dei geni. Ok, vi sembra già abbastanza complicato? Lo rendiamo ancora un pelino più complicato? O forse più semplice? Non lo so. Ok, scusate, no, questo è solo lo schema, d'accordo? Delle due vie, ma di fatto racconta la stessa cosa, sì, per le proteine GLI e per le proteine CI, il discorso è lo stesso. Proteolytic processing. Andiamo al nucleo senza il dominio attivante, solo repressione. Tac. Se invece riusciamo a bypassare il sistema proteolitico, perché non veniamo più fosforilati, perché è arrivato SMO, allora andiamo al nucleo interi e attiviamo la trascrizione. Ok? Voilà. Ecco, la complicazione qual è? Dove l'ho messo? Ecco che nei mammiferi, cioè nella drosophila di CI ce n'è soltanto uno, nei mammiferi invece, no scusate, non nei mammiferi, nei vertebrati invece ce ne sono tre, si chiamano GLI1, GLI2 e GLI3. E questi GLI1, GLI2 e GLI3 si sono anche un po' divisi i ruoli, nel senso che GLI1 e GLI2... non funzionano tanto bene come repressori e GLI3 non funziona tanto bene come attivatore. Ok, quindi il concetto è sempre quello, però GLI3 è la molecola che viene repressa, quindi l'arrivo di SMO
impedisce a Gly 3 da funzionare di repressore, anche se lui da attivatore non funziona super bene. Mentre Gly 2 e Gly 1 non funzionano, non reprimono tanto, poi in realtà questo dico quello che ho letto, nei dettagli molecolari non li so, mentre attivano fortemente, chiaramente però attivano fortemente solo quando arriva Sonic Hedgehog, Smo li fa sganciare, COS, loro non vengono più fosforilati e arrivano interi al nucleo. Ok, ma perché tutta questa complicazione, che barba? E che noi, attenzione, qui qual è il problema? È creare un correlato intracellulare, ok, del livello della concentrazione di questo Sonic Hedgehog a livello extracellulare, ok? Quindi abbiamo bisogno di qualcosa che, in modo preciso, se è il livello di concentrazione extracellulare che mi dà la posizione, allora io ho bisogno di una via di intracellulare che nel modo più preciso possibile mi rifletta questo livello extracellulare. Quindi una via intracellulare che sia il più possibile graduata, ok? Che vada da molto poco a tanto attivo, che abbia un bel range di stati di attivazione possibili. È chiaro? E per esempio qui possiamo avere, con queste tre proteine, appunto tutta una serie di range. Possiamo avere un caso in cui nessuno, Gly 1 e Gly 2 non hanno l'attivatore, Gly 3 reprime, totale repressione. Possiamo avere un relief della repressione, però poca attivazione. E possiamo avere poi tutta una serie invece di gradi di attivazione, super attivazione. Ok? Quindi le proteine Gly possono variare la loro attività in un range da totale repressione a totale attivazione. E questo, ovviamente, tutta questa scala, no? Come se fosse un pianoforte con tanti tasti, mi aiuta nel riprodurre il più possibile a livello intracellulare quello che è il gradiente, i livelli di concentrazione del gradiente di Sonic Hedgehog a livello extracellulare. Voilà, scusate un po'. E funziona tutto questo, però ovviamente ancora non ve l'ho detto. Vediamo un po', ma questo Sonic Hedgehog, allora, vediamolo in azione. È veramente lui che ci permette di specificare tutti questi tipi cellulari, questa sequenza di destini cellulari nelle regioni di ventricular zone. Ok, qui vedete la ventricular zone e alcuni dei geni, vedete? Questo NKX2.2 è molto ventrale, lo vedete? Concentrazione di Sonic Hedgehog presunta, quale sarà? Alta o bassa? Alta, se questa è la fonte, questo dovrà rispondere a concentrazioni di Sonic Hedgehog molto alte. Poi, Olig 2 si trova un po' più su, concentrazioni di Sonic Hedgehog, ci aspettiamo, un po' più basse. Attività di Gly, un po' più bassa, ok? PAX7, ok? Invece non risponde a Sonic Hedgehog, non c'entra niente con Sonic Hedgehog. Chi sarà attivo in queste cellule dove c'è PAX7? Di queste proteine Gly che vi ho fatto vedere? Gly 3 represso, ok? Gly 3 rapato, qui sarà a manetta, d'accordo? Gly 3 represso. E in effetti Sonic Hedgehog mostra la capacità di indurre questi fenotipi in modo concentrazione dipendente, cioè se voi prendete un espianto del tubo neurale prima che sia avvenuta la specificazione, super precoce, prima che ci sia stato il tempo di decidere dove sono, chi sono, così proprio un rapimento, viene rapito, buttato in una piastra di coltura. Se non c'è Sonic Hedgehog, non ci sono più notocorde, non c'è nessuno, se li dà solo, vedete che queste cellule esprimono PAX7, ok? Senza Sonic Hedgehog, che è questo. Se invece io gli metto un pochino di Sonic Hedgehog, 0,5 nanomolare, una concentrazione che viene messa nel brodo di coltura, queste cellule, iniziano ad esprimere, guardatelo lì, questo qua rosso è Olig 2. Ma adesso io ci vado un po' più pesante, schiaccio sull'acceleratore e gli do una bomba di Sonic Hedgehog. In realtà io gli sto parlando, sto dicendo, tu sei molto ventrale, guarda quanto Sonic Hedgehog, sei vicinissimo alla notocorda.
E queste cellule in effetti attivano, guardatelo un po', un gene più ventrale, NKX2.2. D'accordo? Funziona! C'è qualcosa che interpreta la concentrazione del mio morfogeno in un destino cellulare. Oh yeah! Ma a questo punto va bene, però magari lo fa solo in vitro, chissà se è importante davvero... Oh no, non volevo farlo vedere questo! Chissà se è davvero importante in vivo, ok? A questo punto che cosa dobbiamo vedere? Per capire se Sonic Hedgehog è importante per la specificazione di questi domini in vivo, dobbiamo fare un bel... trapianto? Boh, così... No, cosa dobbiamo fare per vedere se lui è fondamentale per indurre questi fenotipi? Dobbiamo? Se lo overesprimi, però fai un po' qualcosa di simile. Io voglio sapere se Sonic Hedgehog è necessario. Ok, qui ti dice che è sufficiente. Io voglio sapere se è necessario, no? Lo tolgo. In realtà togliere Sonic Hedgehog da una serie di problemi perché ci sono i suoi cugini che migrano, c'è Indian Hedgehog che arriva dall'intestino, eccetera, eccetera. E quindi in realtà viene più comodo andare direttamente a togliere Smo. Ragioniamoci un secondo. Smo era il cavaliere che salvava ok, quindi anche se Hedgehog lega Patched, tanto Smo è inibito di default perché non c'è castoriatista. Ok? È chiaro? Smo non c'è e quindi nessuno può salvare le proteine Glee dal barbiere. D'accordo? Quindi pura repression. Repression che siamo. Che cosa succede se io sono in total repression di questa via di segnalazione di Sonic Hedgehog? Ta-da! Mi sono levato via l'intero range di fenotipi della parte ventrale. Qui vedete DBX1, che è il dominio, diciamo, fa il dominio più dorsale dei domini ventrali. Sembra una confusione in termini, ma ci siamo capiti? La parte, noi, Sonic Hedgehog si occupa della specificazione dei domini da qui in giù, ok? Questo è quello più dorsale dei suoi domini di competenza e questo è il più ventrale, o quasi, NKX2.2. Quindi vedete che senza Sonic Hedgehog in realtà questo dominio, guardate che figata, si è sparso verso il basso. Evidentemente c'è un minimo di concentrazione di Sonic Hedgehog, si sono abbassate tutte. Si sono tutte preso un destino da poco Sonic Hedgehog. Siamo lontane dalla natocorda, ma no, è qui, però non c'è Sonic. Qui invece non abbiamo Smo, quindi nessuno può attivare un bel niente e abbiamo rasato via tutto. Nessuno prende quel destino cellulare. Pure repression, ok? Quei destini cellulari sono tutti totalmente repressi. E questo ci dice che la via di Sonic Hedgehog è necessaria alla specificazione di questi fenotipi. Va bene. Ma a questo punto ci possiamo chiedere come e in che modo le proteine GLI, se le proteine GLI sono in effettivamente questo correlato intracellulare del gradiente di Sonic Hedgehog. È vero che quando ho tanto Sonic, ho tanto GLI, questo equilibrio tra attivazione e repressione è quello che fa capire alle cellule dove sono, che gli dà l'equilibrio posizionale? E allora spostiamoci intracellulare e cerchiamo di modulare questo pathway. E la prima cosa che possiamo fare, per esempio, è il knockout di GLI2. Ok, quindi in qualche modo in quell'equilibrio tra attivazione e repressione, se togliamo GLI2, che funzionava soprattutto da attivatore, abbiamo tolto un po' di... la via sarà più attiva o più repressa senza GLI2? Sarà più repressa, sarà meno attiva, ok? Quindi se io riduco la possibilità delle cellule di attivare Sonic Hedgehog, che informazione posizionale trarranno loro dal gradiente di Sonic Hedgehog che invece è invariato? Quindi fuori è tutto uguale, ma dentro la traduzione di quei livelli di concentrazione sarà un po' più moscia, ok? Quindi cosa ci aspettiamo rispetto alla distribuzione dei tipi cellulari?
lungo, ok? Ci aspettiamo che si restringano, ci aspettiamo che ne manchi qualcuno. Chi aveva bisogno di tanto Sonic? Potrà esserci lo stesso? La risposta è no. In effetti, in questo caso, perdiamo alcuni domini cellulari. Cioè, queste cellule qua, vedete, floor plate, che erano quelle attivate dalla maggior concentrazione di Sonic Hedgehog, nel mutante di Glee 2 non le troviamo proprio. Lo vedete? Buttateci un occhio, perché è proprio di qua che si vede. Ok? Questo è il controllo, questo è il mutante. Questo è proprio Sonic Hedgehog. Questa fonte di Sonic Hedgehog interna viene a mancare. Ok, in realtà questo probabilmente provoca anche un po' di riduzione delle quantità di Sonic Hedgehog. E che cosa vediamo? Anche che, e quindi questo non è il massimo, ma ci dobbiamo accontentare. E quindi che cosa vediamo però? Anche che NKX2.2, vedete, queste cellule qui avrebbero dovuto essere floor plate, quindi sentirsi super ventrali, e invece rispondono come se fossero già un po' più su. Ok? E anche Islet One, in realtà qui scusate, Islet One è quello che ci sarebbe a valle di Olig 2, ma fa lo stesso. Ok? Anche i motoneuroni e i loro progenitori si sono spostati verso il basso. Quindi abbiamo un ventral shift. Se io riduco l'attivazione intracellulare, ho uno spostamento ventrale, ok? Ho un errore nell'interpretare la propria posizione, ok? Gli ho rotto il GPS interno. Ok, cosa succede invece se io faccio il knockout di Glee 3? Ok? Quindi se io invece a livello intracellulare riduco la repressione, ok? Riduco la repressione della via di Sonic Hedgehog. Ok, il livello di repressione lo riduco. Che cosa mi aspetto? Eh? Il contrario di prima, cioè? Più cellule diventano ventrali. In realtà questa cosa è buffo, ma non succede. Quindi questo... non succede, non ci sono più cellule che diventano ventrali. Non ve la posso raccontare nel super dettaglio questa storia di Glee 3 così, però diciamo che in accordo col nostro modello vediamo un'espansione dorsale dei domini più dorsali, ok? Quindi mentre prima avevamo questo effetto sul ventrale, quindi le cellule più ventrali ridotta l'attivazione si perdevano, c'è qualcuno che ha bisogno di tanto activation per essere indotto, e non ce n'era abbastanza, ok? In questo caso invece, senza la repression, abbiamo alcuni domini, quelli più dorsali, che invece si espandono verso l'alto, ok? Quindi nella direzione opposta. È abbastanza in linea con quello che ci poteva essere anche diverso in effetti, ok? Vediamo un'espansione dorsale. Leggera, però c'è. Vedete qua? GSH1, vedete che sale. Ok, possiamo anche fare una per capire se Glee 3 è davvero importante solo come repressore, come vi ho detto all'inizio, magari non mi credete. Possiamo anche provare a togliergli l'attivatore, glielo tagliamo di default, facciamo un bel mutante in cui la parte activation è già tagliata di default, ok? È un mutante, una proteina mutante. Quindi questo, anche che venga clivato o non clivato, comunque sempre solo il repressore sa fare. E in realtà non succede, scusatemi, che non può funzionare come repressore. Ho sbagliato. L'ho scritto sbagliato. Questo è un... Sì, no, che non può funzionare come attivatore, al dominio attivatore mutante, ma la repressione funziona normalmente. Ok. Vabbè, ma questa è una cretinata. E non succede nulla, quindi lui è importante soprattutto come attivatore, ma come repressore, scusa. Ok, ma in realtà, vado veloce perché se no non arrivo alla fine, un esperimento che ci dà
un'indicazione ancora più precisa del fatto che il livello di Glee è quello che le cellule interpretano, quello che le cellule leggono, quello che scrive sul DNA il destino cellulare, ce lo dà un esperimento di elettroporazione, giocando sempre con Glee 3. Questi studiosi hanno prodotto delle proteine Glee mutanti, la cui capacità di attivare la trascrizione è graduata, è diversa. Quindi loro hanno prodotto una proteina che chiamano low, una proteina che chiamano med e una proteina che chiamano high. E questo perché in un saggio, utilizzando un reporter a valle controllato da una serie di domini a cui si possono legare le proteine Glee, vedono che queste proteine Glee, questa qui attiva molto bene la trascrizione. Sapete come funzionano questi saggi? Ve l'hanno mai già parlato del saggio della luciferasi? No? Ok, comunque, essenzialmente si prendono questi due costrutti. D'accordo. Vengono elettroporati nel tubo neurale. Sapete che cos'è l'elettroporazione? Tu metti il tuo cDNA, poi scarica elettrica, si aprono dei buchi nella membrana, il DNA va, secondo, adesso mi ricordo, sul lato positivo, viene attratto dall'elettrodo positivo e semplicemente si trova dentro le cellule. A quel punto le cellule iniziano a trascrivere questo DNA che si trovano dentro. Ok? Esogeno è un modo molto veloce per cambiare l'espressione genica o inserire dei geni che normalmente non ci sono. Quindi loro cosa fanno? Prendono questi Glee 3, prendono un reporter che risponde a questi Glee binding sites e Glee 3 che hanno mutato in vari modi, e che cosa vedono? Che alcuni attivano la luciferasi, che è un enzima che con un substrato apposito produce luce, e tu quantifichi quanta luce ti arriva. Ok? Quindi c'è tanta luciferasi, vuol dire che questa proteina Glee ha attivato super bene questi binding sites. Si è legata ai binding sites, tutte nello stesso modo. Ma questa qui ha attivato alla grande la luciferasi. Questa l'ha attivata così così. No, scusate, il contrario. L'ha attivata da schifo. Cioè, abbiamo poca luce che viene fuori. Med l'ha attivata così così, high vuol dire che l'abbiamo attivata alla grande. Ok? Quindi sono proteine Glee che ectopiche che possono attivare le sequenze target in modo graduato. Allora, che cos'è che si vede essenzialmente, no? Questo viene fatto insieme ad un reporter GFP in modo da vedere quali sono. Quindi vengono presi questi Glee 3 activator, non più con la luciferasi, che è servito solo per discriminare la loro capacità di attivare, vengono elettroporati insieme ad un reporter, ok? E che cosa vediamo? Questo qui, high, lo vedete, è in grado di... questo è il lato elettroporato, lo vedete il lato elettroporato, questo qua? Quindi qui è stato messo il cDNA. Queste cellule si trovavano addirittura dorsali, quindi là dove Sonic Hedgehog non doveva neanche arrivarci per sbaglio, però si trovano dentro questo Glee superattivo, che pompa i geni a valle, okay, di Sonic Hedgehog. Non c'è Sonic Hedgehog, è solo un Glee iperattivo con la cresta di default che non viene proteolizzato, yeah, è un pacchia bestia che se ne frega di cosa sta succedendo fuori, ma che agisce come un Glee molto attivo. È chiaro? E guardate un po' chi c'è qua, Olig 2, qui dal lato controlaterale, qui non c'è stata l'elettroporazione, perché vengono messi l'elettrodo negativo e l'elettrodo positivo, quindi si elettropora sempre solo un emisfero, solo un lato del tubo, è chiaro? Voglio che lo vediate. Questo qui, high, med e low. Vedete queste cellule qua su, che esprimono Olig 2? Normalmente dove doveva essere Olig 2? Immaginatevi il tubo, che è qua. Il tubo è così. Doveva essere solo qua in basso. E qui invece queste cellule... Ma tu che cavolo ci fai Olig 2 lassù?
quella non è zona da all in two, ok? Ma io ho sentito tutto sto bli e ho pensato di essere più giù, ok? Quindi hijack, come si dice, dirotta la via di segnalazione intracellulare e fa prendere a queste cellule un destino di quelli che si prendono solo quando c'è tanto sonicheggio che di riflesso tanto GLI3. Invece un GLI3 un pochino meno attivo, vedete che sposta un po' verso l'alto il dominio di default, ma non troppo. E invece il livello di attivazione della via di GLI di questo low, quello sfigato, non è sufficiente a cambiare un bel niente. In realtà qui non so perché la GFP è anche brutta, questo non è bellissimo, ok? E poi ve lo fanno vedere anche per altri geni. Quindi NKX2.2, che è un po' più in basso rispetto ad OLIG2, anche lui viene attivato molto bene dal HIG, ma già il MED a lui non gliene frega più niente. Già questo GLI MED non è sufficiente ad attivare il programma genetico NKX2.2, quindi qualcosa di un pochino più ventrale. Solo il HIG ce la fa, ok? Quindi questo vuol dire che le cellule interpretano, ok, la loro posizione dal livello di attivazione delle proteine GLI. Più GLI è attivato, più loro si sentono ventrali. Ok? E poi chiaramente qui ci sarà un po' di confusione, perché vedete che questo GLI high in alcune fa OLIG2, in altre fa NKX2.2, però OLIG2 è sovrapposto al dominio di NKX2.2, insomma c'è un po' di pasticcio. Questa sicuramente non è una condizione perfetta e naturale, ma infatti vedremo qualche altro esempio. Però questo esperimento ci dice che effettivamente il livello di attività di GLI fa sì che le cellule prendano una scelta sul loro destino cellulare. Quindi che GLI è il correlato intracellulare della concentrazione di sonicheggio. Evviva! Ma a questo punto giochiamo ancora un po' e vediamo che cosa ci immaginiamo. Secondo voi, che cosa succede se io tolgo SMO? Quindi SMO a cosa serviva? Nella via di sonicheggio, SMO serve per? Esatto, ad avere un GLI con la cresta, d'accordo, che non va dal parrucchiere. Quindi, se io tolgo SMO, nessuno più può impedire ai GLI di andare dal parrucchiere, ok? E quindi non c'è più activation. Vi ricordate quel mutante? Questo è il mutante di SMO. Attenzione, perché questo è il punto cruciale. Questo è il mutante di SMO, chiuso con i domini ventrali, ok? Che cosa succede però se io a questo mutante di SMO, qui GLI3 funziona, quindi la repressione è attiva. Che cosa succede se però io tolgo sia l'attivazione che la repressione? Quando toglievo GLI3 avevo una leggera espansione dorsale. Però chiaramente quando tolgo SMO queste cellule semplicemente si sentono in una situazione di repressione della via di GLI. Mentre se io tolgo la repressione, che cosa succede? Lo volete sapere? Voilà! Allora, i domini dorsali se ne fregano, altamente, mentre i domini ventrali, in effetti, alcuni si perdono. Quindi, dov'è qui? Dov'è il mutante? Eccolo qua. Vedete che NKX2.2 non ce lo abbiamo più, che era il più ventrale di tutti insieme alla floor plate, quindi quelli che avevano bisogno di tantissimo sonic hedgehog comunque non ce la fanno, anche senza la repressione. Allo stesso tempo però abbiamo un recovery, abbiamo un rescue rispetto al fenotipo del solo SMO, ok? Quando avevamo solo l'inibizione, cioè avevamo tolto solo la possibilità di attivare, avevamo un fenotipo molto più pesante, che non quando però, insieme a questa possibilità di attivare, togliamo la possibilità di reprimere. Ok? Quindi se io tolgo sia l'attivazione che la repressione, come se evolutivamente Sonic Hedgehog non fosse mai esistito. Sonic Hedgehog non è mai esistito.
Ok, però improvvisamente, come per magia, bacchetta magica, alcuni fenotipi che pensavamo perduti, togliendo la repressione, invece, oh, risaltano fuori. Quindi ci sono i progenitori, li vediamo, qui c'è Pax 6, vedete Pax 6 arriva fino in fondo, NKX 6.1, sapete qual è la differenza? Quindi alcuni fenotipi vengono persi, altri però rispuntano fuori come per magia. Ok, li vedete qua, questo è il wild type, questo, questi sono motoneuroni, i motoneuroni che erano scomparsi ricompaiono. Ok. Ma qual è il trucco? Allora, Sonic Hedgehog non serve a niente? No, Sonic Hedgehog serve a qualcosa perché l'organizzazione di queste cellule è cambiata. Sono, le vedete? Come vi sembrano? Se questa è la situazione normale, con quelle rosse sopra e quelle verdi sotto, qui cosa vedete? Rosso, verde, sono tutte mischiate. Lo vedete? Quindi è l'organizzazione spaziale. Che si è scombinata. Quindi queste, senza la repressione, la possibilità di accendere queste, le vie di segnalazione intracellulare, che non è tanto via di segnalazione, scusate, i programmi genetici intracellulari che portano alla produzione di un certo tipo di cellula piuttosto che di un altro, si accendono lo stesso. Ok? Partono comunque, partono per i cavoli loro, però partono in modo disorganizzato. Sono spazialmente disorganizzate. Ok? E in realtà la stessa cosa, vi faccio vedere un altro esempio, viene con un sistema parallelo, un approccio parallelo, eliminando GLI2 e GLI3. Ok? Qui è ancora più lampante. Eliminiamo sia l'attivazione che l'inibizione. E che cosa abbiamo? Di nuovo. In realtà qui il fenotipo è un po' più incasinato, però di nuovo questo è il controllo, verde, rosso e blu, e invece qui tutti mischiati. Magari le verdi un pochino più su, ma tendono a mescolarsi tantissimo. D'accordo? E aspettate, ce l'ho qui quindi il concetto. Ok? Quindi a che cos'è che serve Sonic Hedgehog? Cioè questi programmi genetici, questo secondo me è molto bello ed è un messaggio che vorrei che vi portaste dietro. Cioè, questi programmi genetici si possono attivare comunque, cioè la cellula deve prendere una decisione. C'è una tendenza delle cellule a rotolare per il pendio di Waddington e a prenderla una decisione. Io non voglio rimanere un niente, io voglio diventare qualcosa. Quindi loro tendono a diventare qualcosa e ci saranno altri segnali, è pieno di segnali, c'è WNT, c'è l'FGF, c'è l'acido retinoico che arriva dai somiti, cioè non è che non ricevono istruzioni, ne ricevono a bizzeffe e tendono comunque a prendere una decisione. Ma che cos'è che fa Sonic Hedgehog? In qualche modo on top, sopra tutto questo? Organizza queste decisioni del fenotipo e del fate nello spazio. Ok? Quindi tu sei più ventrale, tu sei un po' più su, tu sei un po' più su. Quindi il morfogeno che fa questo mestiere di disegnare il tessuto e di organizzare i tipi cellulari nello spazio. E questo, boh, è un caso, non era per forza che dovesse succedere così, potevano semplicemente non venire fuori. È chiaro che quando togli una repressione di un programma genetico, la probabilità che lui si accenda in comunque in qualche modo aumenta. D'accordo? Questo si vede in altri modelli. Ok, però questo ci dà una bellissima visione, una bellissima immagine di come Sonic Hedgehog organizzi i tipi cellulari, le scelte sui destini cellulari nello spazio, in una sequenza dorso-ventrale, lungo l'asse dorso-ventrale. Ok, e questo modello funziona così bene, che in realtà è stato riprodotto in vitro in quello che io ricordi è il primo vero sistema che con successo ha indotto la produzione di specifici tipi cellulari in vitro e lo ha fatto con i motoneuroni. Ok? Quindi in realtà ve la voglio fare super breve, questo è del 2002, questo lavoro, e non a caso è stato fatto non da gente che studiava le cellule embrionali staminali in vitro, c'erano migliaia di laboratori che in tutti i modi cercavano con i cocktail più strani di convincere le cellule a diventare un tipo piuttosto che un altro.
Questo signore, Thomas Jessel, è quello che ha scoperto la storia che vi ho appena raccontato, quindi di Sonic Hedgehog, i livelli di Sonic Hedgehog, e che i livelli di Sonic Hedgehog inducevano determinati fattori di trascrizione, tutta quella storia lì. Ok, e quindi lui che cosa ha voluto fare? Ha cercato di riprodurre le informazioni posizionali, di dare alle cellule in coltura le informazioni posizionali in modo che queste prendessero delle scelte specifiche, quelle che interessavano a lui. E lui era interessato ai motoneuroni. I motoneuroni sono caudali e ventrali. Quindi lui che cosa fa? Fa questi embryoid bodies. Sapete cosa sono gli embryoid bodies? Non lo sapete? Aggregati di cellule embrionali staminali. Le cellule embrionali staminali puoi farle crescere in coltura oppure farle aggregare in delle pallozze, che possono sembrare degli embrioni, in realtà sono spazialmente disorganizzate, cioè le cellule prendono delle scelte semirando, cioè hanno dei destini di default in realtà, e il destino di default di queste cellule in genere è per un neurectoderma, quindi già nervoso, molto rostrato. E non ci stupisce per quello che abbiamo studiato fino ad adesso. Quindi, queste cellule di default, lui lo vede qua, guardando una serie di geni, hanno OTX2, che è rostral neural. Vedete? Questo è l'embryoid body. Lui gli fa un po' di marcatori, sono neuroni, hanno il neon, voilà. Hanno un po' di neon, in realtà hanno molto OTX2. Allora lui che cosa fa? Lui li tratta con l'acido retinoico. Diciamola breve. L'acido retinoico serve a caudalizzare. Ok, dopodiché che cosa fa? Tratta con diverse concentrazioni di Sonic Angel, questi embryoid bodies. La stessa cosa che abbiamo visto prima per gli espianti di tubo neurale, d'accordo? Niente di più e niente di meno. Solo che quello è stato fatto dopo. Questo viene fatto prima. Ok, e poi semplicemente cerca il livello di concentrazione di Sonic Hedgehog in grado di stimolare quello che gli interessa in questi embryoid bodies, che sono essenzialmente NKX6.1 e DOLIG2. Ok, quindi quando trova la concentrazione giusta, in questo caso era 1000 nanomolare, gliene dava un bel po', 1 micromolare, voilà. Quindi lui riesce ad accendere questi due geni che gli interessano e dicono: ok, questa è la mia concentrazione ideale per gli embryoid bodies. Quindi prima li ha caudalizzati, poi li ventralizza e a questo punto fa differenziare le cellule. Ok, vedete, questo è Sonic Hedgehog, questo è HB9. HB9 è un fattore di trascrizione specifico dei motoneuroni. Vedete che Hedgehog da solo non basta. L'acido retinoico così, questo lasciamolo perdere, ma se lui dà sia l'acido retinoico che Hedgehog, ok, ecco che improvvisamente salta fuori delle cellule che hanno deciso di diventare motoneuroni. Mettendole a differenziare in coltura, lui in effetti ottiene una serie di motoneuroni, ok? Ta-da! Ecco il primo motoneurone ottenuto in vitro, ok? Ricapitolando, quelli che sono i meccanismi di segnalazione extracellulare che ci sono in vivo. Quindi tu prendi questo sistema dei gradienti che dà le coordinate a tot chilometri dal forebrain, a tot chilometri dalla notoconda, tu riproduci artificialmente, utilizzando la concentrazione di dei morfogeni in vitro, questi sistema di coordinate, e avendo le cellule competenti, che non è uno scherzo, però insomma si può fare, ottieni il tipo di cellula che funziona. E questo tipo di approccio adesso è utilizzato su un sacco di in un sacco di altri campi, per un sacco di altri tipi di cellulari. Ok, e per finire ce la fa. Così. Scusate, fatemi ricapitolare velocemente dove voglio portarvi. Voglio portarvi lontano, ma siete vivi? Mi piacerebbe approfittarne per entrare ancora un pochino di più, dai, almeno 10 minuti. Cominciamo, poi al limite ci pensate, lo riprendiamo la prossima volta, ne parliamo. Tanto la prossima volta di nuovo vorrei raccontarvi un paio di papers un po' più nel dettaglio, ok?
Questa era tutta la storia più alla buona. Poi volevo passare ad una storia, mi sono dilungato, mi dispiace. Però spero che sia chiaro a tutti quello che avete visto. Perché è importante. Cioè, voleva proprio essere una conclusione che dà un senso a quello che avete già visto. Allora, però, appunto, questa via di Sonic Hedgehog è una via che viene studiata molto nel dettaglio e si presta anche a studi molto dettagliati anche nei vertebrati. E non in tutti i sistemi è possibile fare questo. Allora, è una cosa curiosa della via di Sonic Hedgehog nell'attivazione di queste, cioè come viene fatta poi questa scelta sul destino cellulare. E una cosa curiosa, che magari anche avete già visto se ci ripensate, comunque, è che non solo il livello di concentrazione è importante per le cellule per prendere una decisione, ma anche la durata del segnale, il tempo, per quanto tempo tu sei esposto al segnale di Sonic Hedgehog. Per esempio, una concentrazione 4 nanomolare, aspettate che l'abbiamo vista prima, non mi ricordo se è più alta o più bassa, ma così facciamo riferimento a quello che abbiamo già visto. Dov'era? Oh là là. Eccolo qua. Ok, 2 nanomolare già induceva NKX2.2. Andiamo più alto, vogliamo vedere NKX2.2 schizzare su come un pazzo. Opla là, dov'è? Eccolo qua. E invece no. Vedete che se noi trattiamo con 4 nanomolare, vediamo comparire, se lo diamo solo per 6 ore, vediamo comparire subito, questo è 1, scusate, questo è 4 nanomolare. A 1 nanomolare gli va benissimo per Olig 2 e Olig 2 va su, ok. Ma se noi stiamo guardando qui 4 nanomolare, ok, in ogni caso abbiamo che Olig 2 parte prima. Lo vedete? Vedete che Olig 2 va su per primo? E in realtà NKX2.2, quella sarebbe la sua concentrazione ideale, arriva su un po' in ritardo. Ok, arriva su dopo. Olig 2 se ne va, però quindi queste cellule sembrano non avere le idee chiare. Prima dice, ma io forse sono motoneurone, no, motoneurone, no, motoneurone, no, cambiato idea. Voglio fare il V2, non mi ricordo come si chiamano quei neuroni che vengono nati, che vengono generati più sotto, ok? Quindi vedete che col tempo c'è un'espressione dinamica, eh? Inizia quello che noi interpretiamo come un destino cellulare, ma quella non è la fine della storia. Ok, questa è una concentrazione molto alta, quella concentrazione in realtà poi alla fine il sistema si stabilizza su NKX2.2, che è un gene più ventrale. Ok, Olig 2 è un po' più dorsale, NKX2.2 è un po' più ventrale. E lo vedete qua. E infatti Olig 2 parte prima, poi va giù. Magari, guardate, ne parliamo direttamente la prossima volta. Però, avete in mente quale potrebbe essere il meccanismo? Io vi ho già raccontato qualche cosa del genere quando abbiamo parlato di dorsal e dei geni attivati da dorsal. Quello era un punto un pochino complicato, cioè sul modo in cui il gene regulatory network interpreta a sua volta il gradiente esterno. Quindi le informazioni posizionali sul destino cellulare vanno interpretate da un gene regulatory network. E ci sono dei proprio, è una cosa meccanica, meccanicistica. Ok, legata agli enhancer, alle sequenze che poi sono quelle che davvero leggono e decidono. Non ve lo ricordate? E allora lo rivedremo, ci proveremo, o magari rivedetelo a casa e poi ne parliamo giovedì. Comunque, ok, questo meccanismo appunto ci dice che c'è un fattore tempo. Il fattore tempo nel caso di Sonic Hedgehog in realtà è stato studiato molto nel dettaglio anche in vivo. Bisogna farlo prendendo embrioni diversi, live imaging che io sappia non è ancora stato fatto, ma comunque si può fare per esempio utilizzando un reporter che venga espresso a valle di queste GBS che sarebbero Glee Binding Sites, in questo caso ne hanno messi 8,
che controllano l'espressione di un reporter. Quindi più GLI è attivo, la cellula farà quello che vuole, ma intanto questa è una specie di sonda per GLI. Ok, più GLI è attivo, più il reporter verrà espresso. Ok, tu hai una sonda per vedere quanto GLI c'è dentro la cellula. Ok, ed è fatto così, 8 GLI binding site che controllano l'espressione di un reporter. Quando GLI è attivo nella cellula, è active, si lega a questo GBS e di conseguenza abbiamo GFP. Ok. In questo modo io posso seguire, lo vedete qua, a 12 HPH, vuol dire post headphone stage, ma comunque vuol dire è un tempo, è una fase di sviluppo, ok? Questo è il pollo se non sbaglio. Comunque, qui vedete 12 ore e soprattutto qua in basso la via, e poi però si alza sempre di più, fino a 28 ore. A 28 ore vedete che da qua in basso l'attività di GLI cresce, quindi non è stabile, non è il gradiente di Bitcoin che era sempre uguale. Prima che le cellule prendano una decisione, il gradiente di Bitcoin è già lì che le aspetta. Questo è un gradiente che evolve, si setta, la notocorda crea il sonic hedgehog nella floor plate e il sonic hedgehog comincia a essere espresso e va su. E quindi i livelli di concentrazione non sono fissi in quel bel modello statico che avevamo in mente della bandiera francese. Qui i livelli di concentrazione cambiano continuamente. Ok? Ne inizia poco poco e poi sale. Sale e aumenta e cresce, cresce sempre di più. Ok? E in realtà questa cosa si può avere non solo con il GBS, si può avere un target un po' più fisiologico, patched one, il recettore, questo ci potete anche riflettere, è interessante, il recettore viene indotto, è uno dei target diretti della via di Sonic Edge. Quindi quando Sonic è attivo, GLI attiva molto Patched, e in effetti anche Patched, però insomma lo vediamo qua di fianco, anche lui andare su, lo vedete qua c'è poco poco in basso, qui ce n'è molto di più, sempre più in alto. Attenzione però, poi a 40 e 80 post headphone, ore dopo il headphone, hour, l'ho dimenticato qua, comunque 80 ore si spegne tutto, Sonic Hedgehog non ce l'abbiamo più, ok? Vedete? Vroom, è una fiammata, è una fiammata che va verso l'alto e basta, e poi si spegne qua, man mano che passa il tempo va su, vroom, e poi GLI activity artificiale, naturale, readout, si è spento. E qui vedete semplicemente uno schemino, non vi preoccupate, vi lascio quasi con questo, però faccio ancora 3 minuti in modo che lo vediate. Lo vedete questo schemino? Questi sono, è stato diviso lungo l'asse dorso, è semplicemente la quantificazione di questa fiammata, se la vedete, ok? E questa cosa qua, cioè è stato diviso il tubo neurale in una serie di beams e hanno calcolato quanto GFP si vedeva in quel beam e quanto patch si vedeva in quel beam. Ok, questi sono quelli più ventrali, questo qua è granata, è ventrale, blu è molto dorsale, e questo è il tempo dello sviluppo. Quindi quelli più ventrali partono subito a manetta, però vanno su, vedete che vanno su. Questi sono quelli che si trovano un po' più dorsali, in realtà qui va da su in giù, ma questi sono più dorsali, questi sono più ventrali. Quelli più dorsali anche loro vanno un po' su, però vedete che poi tutti quanti tornano giù. Ok? Quindi Sonic Hedgehog ha un'attività differenziale, ok? Dal più ventrale al più dorsale, ma non è un cavolo costante. Come fanno le cellule a prendere delle decisioni? Non è costante questo gradiente. Va e viene, è differente ogni volta, ad ogni momento abbiamo una diversa concentrazione, diversi livelli antroposteriori, scusatemi, dorso ventrale, ma il gradiente non è costante, prima va su, poi torna giù, è un po' più complicato di come ce l'eravamo immaginato, ma vedrete che secondo me riusciamo a farcene un'idea lo stesso, ok? Quindi la concentrazione cambia a seconda dell'altezza, questo è più ventrale, questo è più dorsale, ma nel tempo c'è un sacco di variazioni. Questa è GLI activity.
Questo è Glee Activity, scusate, con un reporter artificiale. Questo è Glee Activity con un reporter naturale, quindi un target naturale che è Patched One. Però il discorso non cambia. E attenzione, vediamo effettivamente una risposta dinamica che cambia i fattori di trascrizione, che cambia un po' con il variare di questa attività. Però per arrivare a questo, magari lo riprendiamo domani, lo riprendiamo giovedì, dai, che mi sembra che ci siamo stancati, abbiamo finito il tempo, quindi giovedì rifletteteci se vi capita di ributtare un occhio alla faccenda di dorsal e di affinità dei binding site, dei fattori di trascrizione, fatelo, così vediamo di finire questa storia e di prendere così una visione un po' meno textbook e un pochino più realistica, non soltanto schematica, ma poi di come questo schema va adattato alla realtà. Ok.